New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 35.911,81 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%. Al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.611,59 punti. Giornata fiacca per Shenzhen, che porta a casa un modesto più 0,09%, terminando le negoziazioni a 14.150,6 punti. Valori in leggero rialzo per la borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato più 0,17%, composta Londra, che cresce di un modesto più 0,52%, resta vicino alla parità Parigi, più 0,19%. In luce sul listino milanese il comparto immobiliare, con un più 0,83% sul precedente. Protagonista è Idis, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,04%. In Cina, il valore del PIL è 1,6%. Distribuito il dato sugli ordini macchinari core del Giappone, pari a 3,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi al consumo, sia per la base annuale che per quella mensile,